Lei si chiama Barra Pasquale, è nato a Ottaviano, nato il 18-1-42. Attualmente detenuto. Sì. Da 40 anni. Detenuto. Prego. Senta Barra, sono il pubblico di ministero. Buongiorno. Buongiorno. Lei per cosa è detenuto? È definitivo, no? Che cosa? Per che cosa è detenuto? Omicidio. Omicidio. E da quanto tempo è detenuto? Dal 1970. Continuativamente? Come? È sempre rimasto in carcere questi anni? Sì, sì, sì. Allora, senta, lei ha conosciuto Pierluigi Concutelli? Sì. È stato detenuto con lui? Sì. Si ricorda dove? Io sono stato al numero... E non va. E non va. Ha conosciuto Mario Tutti? Sì. Ricordo dove l'ha conosciuto? Cioè, se è stato detenuto con lui, anzi. Sembra Porta Azzurro. Non so come sapesse. Non ricordo di essere stato detenuto a Novara anche con Tutti. Dove? A Novara anche con Tutti. Credo di sì. E sono passati tanti anni. Lo so. Certo. Lei sta parlando... Sì, sto parlando di parecchio tempo fa. Sono passati 30 anni. Senta, io non lo so se lei si ricordi ancora, comunque è già stato sentito su queste cose. Lei, qui abbiamo tanti verbali, la maggior parte non hanno nulla a che fare con la nostra vicenda, comunque c'è un unico punto che vorrei sottoporre alla sua attenzione. Lei ricorda l'omicidio di Ermanno Buzzi avvenuto nel carcere in Novara? Sì. Si ricorda? Lei era detenuto quando avvenne? Sono detenuto per 70. Sì, ma le chiedo se in quel momento era in Novara. Sì, sì, sì. Lei ricorda di aver ricevuto delle indicazioni, delle confidenze da parte degli autori dell'omicidio circa le finalità dell'omicidio? No. Non se lo ricorda più? No, non è, a me non mi sono state fatte nessuna confidenza. Allora adesso io le leggo un verbale di tanti anni. Da me? Sì. Come? Vabbè, sì. Leggo il suo verbale di tanti anni fa, precisamente del 17 novembre dell'82, quindi siamo 27 anni fa, presso il carcere di Trani. Davanti al sostituto procuratore aperti. Esattamente. Aperti. E lei disse questo: dunque, conosco Concutelli a molti anni, da ultimo sono stato con lui a Nuoro, poi a Novara, in sezioni all'isolamento, quindi a Foggia alla sezione di massima sicurezza. Per quanto riguarda gli omicidi da lui commessi a Novara, posso dire che il Buzzi Ermanno fu da lui ucciso insieme a Mario Tutti, che anche conosco. A quanto entrambi mi dissero, questo sarebbe il punto, diciamo, che ci interessa. Aspetti, vediamo se si ricorda. Sì. Sicuro che non si ricorda nulla? Sto ascoltando. Sì. No, sì, questo sta ascoltando, sì. Ci va. Cioè, però le dico, lei avrebbe ha dichiarato. Io, signor Presidente, io durante la mia collaborazione, siccome io per le carceri ho fatto 67 omicidi, io personalmente, per le galere, per le carceri, quando ero un camorrista. Oltre la mia collaborazione, ho voluto parlare ancora di 800-900 omicidi. Facile tu, puoi sfuggire qualche dichiarazione. Sì, quindi adesso lei non si ricorda di questo fatto delle confidenze di Buzzi, che riguardano Buzzi. A me dispiace molto a non ricordarlo, sennò... Adesso stia a sentire. Guarda, le leggo la frase, poi se si ricorda bene, se non si ricorda, pazienza. Okay. Non è una cosa, diciamo... fondamentale, però glielo chiedo. Dunque, abbiamo detto, stiamo parlando del... non è ancora letto le confidenze che avrebbe ricevuto da tutti a Concutelli, che sono pacificamente gli autori di quell'omicidio, perché lo hanno ammesso, perché
sono stati condannati. Dunque, a quanto entrambi mi dissero, quindi a quanto le dissero con Cotelli, avevano ucciso il Buzzi perché si voleva, secondo loro, dissociare ed assumere la posizione di pentito, per cui avevano voluto in tal modo precludergli la possibilità di pericolose rivelazioni. Si ricorda questo? Se ho detto così vuol dire che così. Ecco, lei non ricorda più niente di questo? No. Non ricorda niente di più? No, io ricordo solo che dovetti ammazzare a Turatello, perché Turatello... Sì, lei parla a lungo dell'omicidio di Turatello, però è un altro capitolo che qui non ci interessa. Lei non se lo ricorda, comunque no. Ritiene che se ha detto così... E se ha detto così vuol dire che è vero, perché io sono una persona che non mente. Senta, prima di congedarle le chiedo un'ultima cosa. Dunque, io ho visto dai verbali, lei in qualche modo ha avuto qualche cosa a che fare con il caso del sequestro Cirillo. Si ricorda il sequestro Cirillo? Sì. Che lei ha avuto qualche cosa a che fare con quella vicenda? Sì. Io, senza entrare in particolari, le chiedo soltanto, lei ha mai sentito nominare all'epoca tale Adalberto Titta? Chi? Adalberto Titta. Titta? No. Non l'ha mai sentito nominare? Io dico con riferimento a quelle vicende lì. No. Basta, ho finito. Le difese hanno domande da fare al teste? Avvocato De Biasi. Buongiorno, l'avvocato De Biasi. Senta, ma lei l'aveva conosciuto? Non lo so. Buzzi, Ermanno Buzzi. Sì. Lo ha conosciuto? Sì, sì, sì. Ecco, con riferimento a Ermanno Buzzi, lei ebbe mai a ricevere delle confidenze? No. Da costui? No. Non ho altre domande. Ci sono altre domande per il signor Barra? Grazie, buon andare. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno, grazie.